Smart è forviera del cambiamento dell'automobile, non solo del suo marchio. Quali sono le novità che ci porta, le grandi novità che porta Smart in dote in questo Salone di Ginevra? Beh, allora intanto Smart già l'anno scorso, verso la fine dell'anno, abbiamo introdotto sul mercato le varianti completamente elettriche di quarta generazione. Ed è un grande successo perché soltanto nei primi due mesi dell'anno abbiamo il 50% del mercato italiano di tutte quante le macchine elettriche. Quindi gli italiani adorano questa macchina che è già 7 mesi di attesa, quindi i nostri numeri non sono stati sufficienti. Che facciamo oggi qui a Ginevra? Vi ricordate che avevamo parlato che Mercedes avrebbe introdotto un nuovo marchio per le macchine elettriche che si chiamava EQ, quindi intelligenza elettrica. Ebbene, Smart è il primo modello che si fregia di questo nuovo nome, quindi si chiamerà Smart EQ Coupé o Smart EQ Cabriolet o Smart EQ 4x4. Perché, diciamo, qual è la logica? Saranno immediatamente riconoscibili perché avranno queste parti blu che identificano i modelli completamente elettrici e rappresentano quella che è la nuova frontiera della mobilità elettrica che partirà dalle grandi città. Con Smart ci portate un po', ci portate nel futuro anche con questa, forse non so se arriverà o meno, la possibilità di avere un taxi molto particolare. Nel 2022 lanceremo un prototipo, lanceremo un'area test in cui ci saranno i robotaxi, ci saranno delle Smart completamente robotizzate, senza il volante, senza i pedali, che potranno essere utilizzate come dei taxi robotizzati in alcune zone specifiche, perché sono necessarie anche le infrastrutture di controllo nella città.